Buonasera, intanto grazie per gli immediati riscontri dei primi video di Formula 1. Ho finalmente raggiunto i 900 iscritti, altri 100, raga, e si comincia a monetizzare e a stabilire a questo punto un palinsesto. Allora, Inter-Fiorentina 1-1, bellissima partita. Bellissima partita, complimenti a entrambe le squadre, due squadre che giocano a calcio, che giocano un calcio propositivo, divertente. Oggi mi ha impressionato la Fiorentina, cioè la Fiorentina è andata a Milano per vincere, senza cazzi e mazzi. Potevano vincerla entrambe questa partita. Diciamo che nell'Inter pesa e tanto l'assenza di Brozovic. Come peserà e tanto dall'anno prossimo, magari, l'assenza di Handanovic, perché io sono sempre più convinto che Onana sta a Handanovic come Szczęsny sta a Buffon. Avete visto la parata che ha fatto all'ultimo? È vero, gliel'ha tirata addosso, ma lì è stato bravo lui a chiudergli lo specchio. Io veramente, gli interisti che criticano gli slavi, Handanovic, Brozovic, Perisic, no, non li capirò mai. Non li capivo quando l'Inter arrivava settima, figuriamoci se li capisco adesso. Niente, l'assenza di Brozo pesa e tanto. Çalhanoğlu prova a far qualcosa a centrocampo, ma senza gli stessi risultati, anche perché il compito di Çalhanoğlu è l'incursore. Lui ha fatto le veci di Brozovic in questa partita, mentre l'incursore avrebbe dovuto farlo Vidal. L'unica incursione decente che ha fatto è quando ha provato una rovesciata mandando la palla sulla Nord, diciamo. E adesso. Certo, gli interisti saranno delusi. Gli interisti per me saranno delusi. È chiaro ed evidente. Anche perché gli interisti, quando si approssima la partita con la Juventus, di solito vengono assaliti da pessimismo leopardiano. Calma, non siete ancora fuori, avete una partita da recuperare. Per me siete superiori sia in Milan che a Napoli, per me siete superiori sia al Milan che al Napoli. Certo, dipenderà molto da queste due partite, la prossima a Torino in casa della Juve e il recupero di Bologna. E lì in pratica si decide il campionato dell'Inter, a maggior ragione se il Milan vincesse stasera. Signori, perché se il Milan vince stasera comincerà a essere pesantuccio il distacco, sempre considerando che hanno una partita da recuperare. Però più passa il tempo, e questa è un po' una risposta ai non interisti che polemizzavano, la faranno giocare con il Bologna, non avrà più nulla da chiedere. Attenzione, il Bologna non è una squadra di quelle, tradizionalmente non è una squadra di quelle, che se ne dica di Bologna-Juve dell'anno scorso, perché sì, Bologna-Juve dell'anno scorso c'è stata, ma lì è stato il Napoli a buttare nel cesso la qualificazione in Champions, pareggiando in casa col Verona. Quindi, stavo dicendo, questo Bologna-Inter più sta è da vantaggio, tanto noi siamo virtualmente in testa, abbiamo un distacco più. Si era cominciato, siamo in testa 3-4 punti avanti, abbiamo una partita da recuperare. Da motivo di sicurezza, da fonte di certezze, questo recupero si sta trasformando nell'esatto contrario. Perché prima, vabbè, ci hanno raggiunto, ma noi abbiamo la partita da recuperare. Vabbè, siamo sotto, ma noi se vinciamo li siamo davanti. Adesso, vabbè, ci hanno superato, ma se vinciamo comunque li siamo dietro di un punto. Adesso, anche se la vincono, sono a potenzialmente. Il Milan deve ancora vincere a Cagliari, io credo che vinca. Adesso rischiano, pur vincendo il recupero, rischiano di essere potenzialmente a meno 3.
E non abbiamo fatto i conti con il Napoli. Il Napoli, io sono onesto, qui non ci ho preso, non ci ho preso, perché quando non ci prendo lo dico. Io pensavo che dopo la sconfitta in casa col Milan, io a posto, ora crollano. E invece hanno vinto due partite molto importanti, a Verona e oggi con l'Udinese. Diciamo che oggi hanno sofferto l'Udinese fino all'ultimo, nonostante fossero in 10. A Verona hanno fatto una grande partita, onestamente, però fare 6 punti con il Verona, l'Udinese di adesso, ragazzi, è tanta roba, specialmente se la trasferta è a Verona e non a Udine, perché l'Udinese storicamente in casa è molto meno forte che fuori casa. Quindi questi sono 3 punti d'oro del Napoli che ha fatto. Dicevo, io avevo calcolato fuori il Napoli, però poi osservando il calendario, signori, delle 3 davanti, io la Juve non la considero. La Juve potrà togliersi alcune soddisfazioni di qui alla fine del campionato. Alcune soddisfazioni, una in particolare. Vabbè, potrà togliersi alcune soddisfazioni con la fine del campionato, ma non penso si inserisca la lotta per lo scudetto. Dicendo del Napoli, signori, il Napoli delle 3 è quella che ha il calendario più semplice. Perché gli scontri diretti oramai li ha giocati tutti. Deve giocare solo in casa con Roma e Fiorentina. Fra l'Inter che deve venire a Torino, il Milan che comunque deve andare a Roma con la Lazio. Qui davvero questo rischia di essere un campionato. Il Milan che comunque è soggetto ai inciampi, delle 3 quella che è più soggetta a perdere punti con le piccole, il Milan, secondo me. Comunque per me sarà un arrivo al cardiopalma. Sono ancora tutte e 3 in corsa, a meno che dopo la sosta succeda qualcosa. Ecco perché citavo gli interisti: quando si approssima la partita con la Juventus entrano in una fase di pessimismo cosmico, perché loro sono così, anche quando sono, diciamo, più forti, soffrono la partita contro di noi. È vero, noi la sentiamo e tanto, anche se non soprattutto per ciò che è successo nel 2006. Prima del 2006 per me era una grande rivalità, come ce ne sono tante al mondo, una rivalità fra due squadre che si sono sempre rispettate, ma dopo il 2006 c'è qualcosa di più, c'è il veleno nei denti, difatti loro a scudetto già vinto lo scorso anno provarono a fotterci la qualificazione in Champions, perché loro le sentono queste cose, tanti interisti non si sono goduti lo scudetto, che stanno ancora a piangere del rigore di Cuadrado e Perisic, vabbè. E comunque, stasera, l'Inter è viva, l'Inter di essere viva è viva, molto dipenderà da Juve-Inter, perché quando c'è la sosta, alla ripresa è un altro campionato. E questa sosta a noi è manna dal cielo per quello che sta succedendo, sul quale farò un altro video a breve. Iscrizione al canale, ragazzi.